ragazzi, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video di Video Assaggi, la rubrica dove vado ad assaggiare roba strana di tutto il mondo, che va in onda ogni sabato alle 16 qui sul mio canale. Come state? Spero bene. Nuova settimana, un nuovo fine settimana e ovviamente nuovo video assaggio. Prima di iniziare vi ricordo, come sempre, non smetterò mai di ripetervelo, che gli assaggi che vado ad assaggiare sono quelli che votate ogni lunedì nel sondaggio che faccio dal mio profilo Instagram. Mi raccomando, andatemi a seguire, Piros83. Che cosa avete votato questa settimana? Questa settimana avete votato questi qua, che adesso andiamo a vedere i dettagli. Come sempre, una bibita e uno snack. Io partirei con la bibita. Questa è una bibita Mentos, avevo assaggiato già una bibita Mentos un po' di tempo fa. Questa è alla mela, non è frizzante, però ci sono dentro la gelatina di mela. Qui c'è scritto with jelly beet shake, quindi bisogna shakerarla. Magari adesso è frizzante e mi smerdo la faccia. Ok, apriamo e facciamo la prova al fatto. Sale di detersivo per i piatti, ragazzi, non sto scherzando. Detersivo dei piatti. Boh. Vabbè, andiamo ad assaggiarla. No! È un po' troppo dolce per me. Com'è? Si sente una gelatina. È una gelatina di qualcosa, però non so se è la gelatina di mela. Comunque è buona, però secondo me è troppo dolce. Quindi diamogli un voto a questa Mentos Drink Soda alla mela con un pezzettino di gelatina. Voto da 0,5, di questa gli darei un 2,5, perché è buona, però secondo me è troppo dolce. E questo è uno. Adesso, ragazzi, passiamo a questo, che sono dei pasticcini con la crema all'uovo. Andiamo ad aprire. Già che sono impacchettati mi fanno troppo piacere. Eccolo qua. Sì, sono così. Andiamo ad aprire. Eccoli qua. Si presentano così. Odore. Odore di burro. Burro. Burro non mi dispiace. Andiamo subito ad assaggiarlo allora. No! Com'è? È una crema all'uovo che non mi dispiace, molto buono. Buono. Buonissimi. Sono giusti, sono dolci appena e non snoiano. Bene, quindi diamo un voto anche a questi pasticcini alla crema all'uovo. Voto da 0 a 5 e questo gli darei un 5 perché mi piacciono assai. Ragazzi, anche per questa settimana la puntata video assaggi termina qua. Vi ricordo come ancora una volta che di seguirmi in Instagram Piro73 e di votare lunedì nelle stories di Instagram quale coppie di prodotti dovrò assaggiare. I più votati ci farò su un video. Con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione. Video Assaggi torna con voi sabato prossimo alle 16. Ciao!